Era il 1637 quando 60 famiglie arrivarono a Massachusetts Bay e chiamarono Sandwich uno dei primi insediamenti. Ed è ironico che a Sandwich, la città, si celebra il vero spirito americano. L'Heritage Museum and Garden è un omaggio alla cultura, storia, arte e orticoltura, fondato dalla famiglia J.K. Lilly III. All'interno di questo magnifico giardino di aceri e rododendri, nella replica di una stalla dei padri fondatori, si trova un museo con 32 automobili d'epoca. È un'altra America quella all'interno dell'Automobile Museum, meno schizofrenica e frenetica rispetto ad oggi. Un'America dove il presidente William Taft, il più grasso tra i capi di Stato dal 1776, girava con una due cilindri da 40 cavalli, anche se forse avrebbe preferito l'Air Force One. Un'America dove era il suono delle campane ad avvisare dell'arrivo dei vigili del fuoco, non sirene snervanti e spaccatimpani. Un'America capace di convincere gli inglesi a lasciarli progettare e produrre Rolls Royce come questa Silver Ghost Palmal del 22. Per certi aspetti, però, era proprio come oggi, dove questa Packard, rifinita da Tiffany, costava quanto 10 stipendi annuali. Dove Gary Cooper se ne infischiava della Grande Depressione e gironzolava con questa Duesenberg Model J, una bestiolina da 265 cavalli capace di toccare i 150 orari in seconda. Nel museo ci sono anche i precursori dei pick-up, i primi passi della Motown Industry. Macchine come la Mercer Roundabout del 1912 con motore in rame. Poi c'è l'America insulata dal resto del pianeta, quella del proibizionismo e dei gangster, dove Al Capone e i suoi scagnozzi terrorizzavano Chicago a bordo della Chevrolet Sport Coupé, o anche di questa Colt, una specie di limousine stile Roger Rabbit con fari detraibili e microfono per comunicare con l'autista. Infine c'è l'America dopo Yalta e Potsdam, quella della Guerra Fredda, dove il sogno diventa guidare macchine aggressive e scattanti. Ma questa è un'altra storia.